Perché si è giunti a questo progetto? Si è giunti a questo progetto perché è quello che dava maggiori garanzie e tutelava le più possibili le richieste dei vari portatori di interesse, che fossero i cittadini, che fossero i commercianti, che fossero i residenti e tutti quelli con i quali abbiamo interloquito. Di fatto il percorso partecipativo è stato lungo e complesso. E proprio per definire al meglio questo progetto di fattibilità sono stati interessati tutte queste categorie. Tutti gli altri progetti che prevedevano dei parcheggi sono stati esclusi. Io sarei partito escludendo tutti i progetti che non prevedevano parcheggi, perché il centrodestra che noi sosteniamo e del quale faccio parte da tanti anni, da sempre sostiene che bisogna fare i parcheggi. Abbiamo fatto delle guerre contro le giunte Pagano e Federici. Ora andiamo a rifare una piazza senza, o comunque a fare un rifacimento importante senza fare un parcheggio. Siamo venuti a conoscenza di progetti alternativi e siamo venuti a conoscenza dopo, in quanto che Confcommercio non è da oggi che chiede i parcheggi in Piazza del Mercato. Era contraria a quel tipo di piazza 14 anni fa, lo è tuttora, e dice che un'occasione come ci capita adesso di poter inserire una cifra che va da 120 a 170 parcheggi in Piazza del Mercato, senza stravolgere nulla di particolare, portando delle migliorie alla vivibilità del centro della città e soprattutto dei residenti e degli operatori, e portando una soluzione economica migliorativa in una zona che è molto in crisi. Siamo quasi a metà mandato, Ah, no? quasi a metà Molte mandato, cose va sono bene. rimaste sulla carta, niente è stato ancora realizzato. Io credo che arriveremo alla fine del mandato dove non partirà nulla di quello che è stato detto. Piazza del Mercato ha anche un altro aspetto, suscita, diciamo, una grande aspettativa nei commercianti, perché le prime idee, i primi atti, le prime iniziative dell'amministrazione Peracchini sulla categoria del commercio, ecco che hanno portato grande scontento. Se parliamo proprio degli operatori della piazza, a pochi giorni dall'insediamento della giunta, la prima cosa che si ritrovano è un aumento del COSAP, del contributo sul suolo pubblico, che gli grava, se non sbaglio, dai 200 ai 400 euro all'anno in più. Non abbiamo ancora ad oggi, ed è il grande godot della categoria del commercio, Ma se fate pagare la gente il voi, piano cioè, del roba commercio. da So matti. che la verità fa male, Ma però non è che se mi fa male, la permette di verità è che non finire, facevate pagare la gente, c'è se mi stato un permette di finire, riequilibrio. se mi